Allora, ci vogliamo occupare di questa vicenda che riguarda gli ultra, che riguarda la Gazzetta dello Sport, riguarda l'intervista che ha rilasciato recentemente Alessandro Ruggeri con la replica del presidente Antonio Percassi, perché ieri sono apparsi in Curva Nord, appunto allo Stadio di Bergamo, degli striscioni contro un giornalista in particolare, si tratta tra l'altro di un giornalista bergamasco, Roberto Pelucchi, e poi proprio contro la testata della Rosea. Ecco, questi sono proprio i due fondi che dicevamo, da una parte il direttore Monti, dall'altro la solidarietà della redazione. Allora, parto dal presupposto che è una situazione che non fa bene a nessuno. C'erano tre possibilità: l'Atalanta parla e prende le difese della... si distacca da quanto ha fatto la curva, l'Atalanta difende la curva. Hanno scelto di non parlare, ripeto, è una situazione che non fa bene a nessuno, perché è una cosa che si è incancrenita ormai da un anno e sì, più o meno un anno a questa parte, che nasce dal giugno 2011 e che oggi, secondo me, sia ieri che oggi ha toccato probabilmente il punto peggiore, perché sia da una parte che dall'altra si sono usate parole probabilmente forti. Gli striscioni di ieri sono figli di cose che sono successe prima, le parole di oggi di Monti sono figlie di cose che sono successe ieri. Sì. C'è un passaggio del direttore che secondo me è molto importante, dove dice: il tempo ci ha dato ragione. Io ero proprio qua all'inizio del gennaio di quest'anno, quando dopo l'arresto di Doni, io che ho difeso per tanto tempo, fino a quando non c'erano prove tangibili, ha detto: sì, è vero, ci ha preso per il culo tutti, scusate la parolaccia. La cosa però, che quando il direttore dice il tempo ci ha dato ragione, è vero. Però nel mentre in cui è passato il tempo da giugno a dicembre, c'erano dei riferimenti oggettivi che a dicembre sono arrivati e a giugno no. E in quei sei mesi, se vi ricordate, della marcia, tante altre cose che sono successe, era quello che veniva un po' contestato. Poi, ripeto, Fabio, per entrare nel merito, è stato contestato alla Gazzetta dello Sport anche allora. Sono state contestate delle teorie che si sono rivelate esatte, sì, però quali che fossero le sorgenti, e quali che fossero però, le fonti. C'è il tempo che manca, ma non è che Pelucchi deve venire a spiegare per raccogliere le informazioni. Pelucchi deve rispondere del fatto che abbia scritto delle cose false, ma io non sto dicendo né pro né contro. La prima intercettazione che riguarda Doni nel suo dispositivo di arresto è posteriore rispetto allo scoppio del casino, perché è di luglio. Non è questo il problema. Voglio dirti che a luglio hanno fatto una marcia e questi che hanno messo gli striscioni ieri erano tutti contro la stampa in generale, per un complotto contro Bergamo, ragazzi. Io mi sono permesso di scrivere: andiamo con i piedi di piombo, perché non credo che i magistrati si alzino un mattino e tirano fuori tutte queste cose qua. Stiamo attenti, non vogliamo lanciare addosso colpi a Doni quando non sappiamo bene, però stiamo sempre calmi e tutti a dire: voi siete venduti e tutti la tua posizione era condivisa, Fabio. Alessandro, giovanissimo, si è trovato a gestire una situazione forse più grande di lui. Non so se ci è riuscito bene o male, perché non faccio questo mestiere qua di gestire una squadra di calcio, quindi non ne ho idea. Forse anche per il bene che si spende sempre, per le parole dell'amore che si spendono sempre per la società, un po' più di benevolenza nei suoi confronti ci sarebbe dovuta essere. L'ultima considerazione che faccio, poi non dico più niente, è che a me colpisce però molto che il massimo dirigente di una squadra di calcio operativo dica che debba prendere un aereo quando gli viene chiesto di prendere una posizione su questo argomento. E l'altra cosa che mi stupisce altrettanto è che ieri allo stadio si siano contestate le due testate uniche che l'Atalanta Bergamasca Calcio, insieme all'Eco di Bergamo, ha invitato a una conferenza stampa con cui rispondeva all'intervista di Alessandro Ruggeri. Cioè, l'Atalanta ha pensato che gli unici interlocutori interessanti fossero la Gazzetta dello Sport, il Corriere e l'Eco di Bergamo. Così mi risulta, poi se ho delle notizie che sono esattamente le testate che ieri i tifosi contestavano. Allora, forse i tifosi dovrebbero sapere che le testate che loro contestavano ieri in quel modo lì sono le uniche ritenute credibili e interessanti. Volevo capire esattamente qual era il senso della mia presenza in questo articolo e capire bene con Alessandro che cosa lui intendesse, qual era il suo intendimento. Poi io mi sarei aspettato da lui magari
un chiarimento ufficiale in questo senso, però a me premeva in quel momento chiarire, soprattutto personalmente con lui, anche nel rispetto di suo papà, della sua famiglia, che assolutamente io non avevo mai agito né da traditore né tramando, ammesso che ci sia stato tradimento, ammesso che io assolutamente, penso che lui, per come è stata messa l'intervista, poteva esserci un dubbio di interpretazione, ma in realtà poi il Corriere riportava chiaramente che io ero stato contattato effettivamente dalla curva, ma avevo declinato questo invito perché non c'erano i presupposti per poter fare un certo tipo di discorso. Poi le vicende di quel periodo sono abbastanza lunghe, articolate, complesse, non voglio neanche andare a ritirarle fuori perché non sta a me, poi non è nel mio, non ho nessun interesse a farlo. Alessandro ha fatto questa intervista, ha rilasciato. Come mai hai rilasciato questa intervista? No, questo sinceramente non gliel'ho chiesto. Mi ero ripromesso di incontrarlo ancora, non l'ho ancora fatto, ma sicuramente andrò a trovarlo, andremo a bere un caffè, gli chiederò da dove salta fuori questa idea, perché è chiaro che è una cosa che un po' ha scombussolato un po' la questione e non si capisce bene con quale finalità, con che pro, perché. Alla fine si è addirittura ritorta contro di lui perché ne è venuto fuori non bene, invece magari forse l'avrebbe potuto gestire dal punto di vista mediatico magari meglio, oppure aspettare gli esiti finali dell'inchiesta, anche perché mi pare che ancora siamo a livello di chiusura delle indagini, certo. Per cui è ben di là dal venire il passato in giudicato.